枕草子。春はあけぼの、ようよう白くなりゆく山際、少し明かりて、紫立ちたる雲の細くたなびきたる。夏は夜、月の頃は去らない、闇もなお蛍の多く飛び違いたる。またただ一つ二つなど、ほのかに打ち引かれていくもおかし、雨などを降るもおかし。秋は夕暮れ、夕日のさして山の灰と地高をなりたる。カラスの寝所へ行くとて、三つ四つ、二つ三つなど、飛び急ぐさえ、哀れない。まいて、狩りなどの連ねたるが、糸を小さく見ゆるは、糸おかし。火、入り果てて、風の音、虫の音など、はた言うべきにあらず。Bravo. Di tutto. Sì, il Kyoto, centro Kyoto, quando è antica Ila. Primavera e all'alba, e poi estate e notte. Mm. So, quando notte, so c'è. So qualcosa. Lucciola che era in sette. La lucciola, la lucciola. Una bellissima voce proprio. Sì, sì, ma ha studiato, è la sua naturale. È la sua naturale. Però ha studiato, studiato. Lui è professionista di questo. Lui insegna questo. Si lavora di questo. La insetto, la luce, accendo, spegne. Spegne, accendo. Sempre quelli di lucciola. Quando loro parola. Barolano, sì. Autunno è, come si chiama? Tramonto, però particolarmente... Forse crepuscolo, sole. Discende. Sì, quando si tramonta. C'è colore di cielo, diventa gradualmente rosso. C'è molto. Questa è spiegazione di impressione di bellezza di Giappone. Attualmente penso io c'è veramente bellezza di Giappone, non solo grande skyscraper, grandi grattacieli, non torre. Giappone, la bellezza di Giappone è natura, forse. Molto fine. Sì. La devi tradurre. Poi la cultura giapponese, ma sì. Non solo la natura. Sì. Ce l'hai già questa. Ma guarda, quanti anni stai in Italia? Quanti anni stai in Italia? Da quando? A settembre? Da settembre, sì, inizia la vita in Italia. Da settembre. Però veniva ogni tanto qua, Sì. Solo per prendere la lezione. Però abitare è da appena, non so, qualche mese, no? Mezz'anno. Sei mesi. Mezz'anno. Però comunque sta capisci abbastanza. E poi mi ha fatto capire tantissimo. Questa è lingua antica giapponese, che oggigiorno non si parla. Però, come ha recitato da lui, anche a me fa capire il senso, veramente. Ma infatti l'ha detto quando 100.000 anni, prima. Mille anni. Si chiama Makurano Soshi. Makurano Soshi. È il titolo del libro. Sì, il titolo del libro è spiega libro di
libro che leggere quando dormire? Quando dormire, sì, quando dormire. Ha letto prima di così. Per rilassarsi, sì. Vuole favole per i bambini. Le favole. No, no, più da adulti. Donne. Non si può leggere in italiano, non hanno tradotto loro. Non so se accusate il canale. No, ma forse può darsi, può darsi, posso cercare, sai? Su internet. Sì, sì, possiamo. Sì. Letteratura giapponese. Poi sono tradotti molti libri, quelle Banana Yashimoto. Yashimoto, e questo è contemporaneo. Sì, sì. Oppure Murakami Haruki. Quindi là ci stanno alla Fertinelli. Ci stanno, ci stanno. Poi più classico ci stanno Natsume, Mishima, Kawabata, questa cosa. 50 anni fa, loro. Però c'è mille. Nazione con 600 anni fa. Ah sì, sì, 100, Meiji. Meiji era. Mi piace. Mi piace. Se li portavi prima mangiavano qua con noi. No, questa volta vanno a cercare. Ci vai, Santo, diciamo se c'è. C'è l'altro fratello, quello lì. Ma neanche io, no, ci vanno, non c'è, non è più bello.